benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in giro con la Canyon, stiamo affrontando una bella salita per andare a prendere i sentieri a Mello. Ecco cosa ci aspetta ancora. Sensazioni? Sensazioni di ripido. Cioè lui sorride, io un po' meno, però qua il cimitero di Mello e su lì c'è Mello. Ci troviamo a Mello, quindi adesso si sale ancora. Bene ragazzi, abbiamo lasciato alle nostre spalle quello che è cibo e ci stiamo recando alla chiesetta, che avete già visto un po' in alcuni miei video. Comunque, altra giornata strepitosa. Adesso andiamo a prendere un sentierino appena qua sopra. Bene ragazzi, siamo direttamente sul sentierino. Cambio di inquadratura. Oppela, partita in discesa. Fammi capire adesso dove era il sentiero. Tutto ok? Wow, jolly giocato. Sto arrivando non lungo di più. Bello, eh? Passo al servizio, servizio. Salve! Bene, girati via da questo sentiero, da quel sentierino lì, si prende quest'altro sentiero. Perché ti sembra una strada questa? È un po' strettina, sì, eh. È un po' stretto, sì, qua. Occhio alle radici. Ai radici. Vedo, l'ho fatto. Sellino telescopico in queste situazioni, ragazzi, è una bomba. Qua, tac,
e su tutto senza neanche doversi fermare. Si trova la Goldie finalmente. Ah, parlo alla telecamera. Bene ragazzi, si beve dalla sacchettina idrica con questa quasi golden hour. Ci stiamo dirigendo. Fammi girare il bosco dei bambini, che lei ne l'ha già fatto, però ti faccio vedere un pezzettino che mi ha fatto vedere Ledo l'altro giorno, nuovo. Il bosco dei bambini. Non mi ricordo tutto quello che parte. Qua il Garmin mi ha segnato che è partito il segmento, giusto per non essere competitivi. Bosco dei bambini quasi preso. Slippery. Qua a sinistra si va al sentiero classico, quello che abbiamo fatto anche l'altra volta. No, abbiamo deviato giù di qua. Ledo l'altro giorno mi ha fatto fare questo, che si sale un filino, ma poi si ricongiunge con l'altro là. Qua adesso si arriva fino a lì, poi si spinge. Ragazzi, qua si spinge per prendere una bella discesa. Più o meno sì. Aperto tutto? Sì. No, che magari mi dimentico di aprire le robe. Di qua, Noi scendiamo di qua. Sì, sei giusto. Cazzarola. Qua si sbaglia sempre linea. Adè. Andiamo. Questo qua ragazzi è l'allarme che se dovessi fare un incidente il Garmin chiama direttamente mio papà. Ho 30 secondi per annullare il tutto. Porco cane, sto pezzo qua, sempre un po' in crisi. Qua contropendenza. A due all'ora proprio. Così è. Ah, ok. Qua entriamo nel canyon. Quante cacchiarola di radice ha segnato? Tutte le ha segnate.
impressionante. Cioè, qua vanno a caccia di colori. Qua adesso destra. Ok. Qua nella paltra, giusto per sporcare un po' la bici e anche le gambe. Qua sì, qua. Giusto per smerdare un po' tutto, me ne sta arrivando. Qua la curva, che non si sa come si fa. Unici puntini ancora. E qua si arriva in fondo. Dice che questa è una golden hour. No, è una golden hour, ma lo dici da due ore, quindi non è più una hour. È una golden week, come possiamo dire. Panorama, e ve lo faccio vedere, ma non so quanto si veda perché fa tutto controluce. Questa è la bassa valle. Esatto. Bene ragazzi, ultima discesa della giornata. È scoscesa. Ah, ci sono anche la bella sabbiolina, giusto per buttare un pizzico di brivido. Ragazzi, ovviamente come ogni mio video mi dimentico sempre di fare la conclusione, quindi grazie per aver visto il video fino a qua. Come avete capito, sto partendo per un altro giro, ma questa è un'altra storia che vedrete, e ci vediamo in un prossimo video, che sarà questo. Vabbè, adesso non c'è niente di che. Ciao.